Chi mi segue ricorderà che di recente, sarà un 15 giorni fa più o meno, forse un po' meno, ho pubblicato un video che è piaciuto parecchio a chi mi segue, dove con del pane e del miele andavamo a sfamare gli avi. Il principio, così faceva accenno, tra l'altro vi lascerò il link nella descrizione qui sotto per chi mi segue da YouTube, qui sopra. Per chi mi segue da Facebook, il link per andare a rivedervi quel video se non l'avete visto o se ve lo volete rivedere per ipotesi, dove si diceva che è sbagliato puntare alla nostra ricchezza e limitarci a questo pensiero di io traggo la ricchezza perché stiamo disonorando gli avi. Ricordiamoci, vi dicevo, che a livello inconscio onore il padre e la madre e gli avi è l'elemento alla base di un equilibrio a livello inconscio. Non possiamo avere una genealogia dove è stata passata fame e avere i discendenti che rimangono in perfetto equilibrio nella ricchezza. No, prima vanno sfamati gli avi e vi ho insegnato un rituale che vi invito ad andare a vedere se non l'avete già fatto, con il pane, il miele, vi dicendo, una candela dedicata e questo video di risposta di oggi si rifà un po' a quel video e chi interviene è il nostro amico Rino. Rino che già ho dedicato uno o due video e lui dice, e io non lo sapevo, e perdonate l'eventuale pronuncia sbagliata, dice, forse conosci il Pitru Paksha, rituale che fanno in India a favore degli avi morti. Dove vengono donati ai propri avi dei cibi per sfamarli nell'aldilà, rituali che si fanno anche in altre zone del mondo, affinché i loro discendenti non subiscano la fame e vivano l'abbondanza da vivi. Però non è a questo cui io voglio rifarmi. Questo era per invitarvi un po' a ricercare questa cosina interessante che ci propone Rino. Però è la domanda che lui fa all'inizio, dice: volevo chiederti, il pane deve prima essere tagliato ed il miele possiamo versarlo in un piccolo vasetto? Domande che sembrano banali se non avete visto l'altro video e anche incomprensibili forse, quindi di nuovo andatevelo a vedere, ma sono molto intelligenti e vi spiegherò una serie di cose che riguardano me e non solo me, parliamo della mia famiglia. E se vi sarà di interesse, ovviamente tutto questo dopo la sigla. La prima cosa che va detta è che il pane che voi metterete per sfamare simbolicamente gli avi deve essere un pane che rimane possibilmente intero. Ora c'è della gente che ho detto: se hai del pancarré, usa anche il pancarré. Però volessimo essere veramente scrupolosi, andrebbe posato lì e non tagliato da noi. Perché? Perché nell'inconscio il pane va tagliato dal capo, chiamiamolo capo branco per un attimo, dal capo della famiglia. Voi direte: che immagine maschilista che hai? Non sono io che ho creato questa immagine, si è creata in migliaia di anni di storia. E ve lo confermerò ora attraverso una storia familiare, ma ci arriviamo tra un attimo. Se viene fatto da voi, state dicendo io sono nel ruolo di zio, nonno e via dicendo. Quindi lasciatelo possibilmente intero, carolino. Però vi parlavo di questa storia familiare. Per chi mi conosce sa che la nonna materna della mia ex moglie è stata una potentissima medium. Arrivava a parlare con due voci contemporaneamente, anche di sesso diverso. Una persona che non ha mai speculato su queste capacità, il massimo che riceveva era un sacchetto di riso, avete presente una volta, un pacchetto di zucchero, un pollo, cose così. E queste anime si incarnavano e mi ricorderò sempre, era la fine degli anni 90, se non sbaglio, io facevo un sacco di domande all'epoca. E loro una volta mi dissero, ogni tanto ne parlo di questo nei miei seminari, il pane va aperto, tra l'altro in un certo modo che ora vi faccio vedere,
va aperto solo dal capo famiglia. Pensate, loro dall'altra dimensione conoscono delle regole che noi andiamo a diffondere attraverso questi video. Loro lo confermavano. E va aperto così, dicevano, e quando si apre emette un raggio di luce color oro. Così il pane sarà in perfetto equilibrio per alimentare la famiglia e tutto fluirà in modo migliore. È ovvio che qualcuno fra voi può dire: ma io sono separata, vivo con i figli, oppure sono single, sono vedova. Il ruolo, in questo caso, parlassimo del vostro pane che vi mangiate, spetterebbe l'apertura non ai figli, ma alla mamma, in questo caso, comunque, e comunque non facciamoci troppe pive mentali. Era per precisare un attimo e rispondere a Rino. Per quanto riguarda il miele, caro Rino, tu lo puoi spalmare sopra il pane oppure lo puoi mettere di fianco in un vasetto o anche spargere attorno, se dovessi tu aver messo una candela di quelle forma fallica, per intenderci, attorno al piattino, anche perché il cerchio di per sé crea un po' l'idea che lui appartiene, questo avo, ad un clan, ad una famiglia. Ma al di là di questo particolare, un vasettino di miele qua e là, tu ti prendi un bel barattolone, ci metti due cucchiai per ognuno, un cucchiaio, quello che è, e il gioco è fatto. Ti prendi magari una serie di quei bicchierini piccoli, se non ne hai a casa, che con una decina di euro, credo, non compro bicchieri tutti i giorni, li trovi, quindi il tutto si risolve con una spesa minima. Nel frattempo, con i vostri commenti, è arrivata la buona Paola, credo Paola N. Credo sia stata lei a ricordarmi una cosa che io non ho detto in quel video. Cioè, visto e considerato che l'elemento numero uno, cioè quando noi ci dobbiamo sfamare, ed è da 2 settimane che non mangiamo e non beviamo, facciamo l'esempio esagerato. Di qua hai una bistecca, di qua hai una bottiglia d'acqua. La prima cosa, e tu devi scegliere, la prima cosa che devi fare è bere l'acqua, perché è l'elemento numero uno. Infatti, noi dovremmo metterci dell'acqua vicino. Quindi, carolino, anche tu, un po' di miele e di lato dell'acqua. Ma quando metterla? Solo quando, quindi con il bicchierino, solo quando non c'è la candela accesa. Perché? Perché i due elementi, l'inconscio lavora con gli elementi, come dicevano gli orientali, acqua, terra, legno, fuoco, metallo, poi ci sono tante scuole di pensiero, questa è una tra le tante, e questi elementi, il fuoco acceso e l'acqua, vanno in lotta, si distruggono a vicenda e stimolerebbe un po' il conflitto di abbandono, ve lo spiego così, ve lo dico così in modo sintetico, magari ci torneremo più nei dettagli con un altro video. Quindi, quando la candela è spenta, ci metti un bicchierino di acqua vicino e l'avo si può dissetare. Altro particolare molto importante, grazie Paola. Una cosa che va subito precisata è: i discendenti possiamo fare la stessa cosa? Sì, però prima dovete dare un ordine, diciamo, di priorità agli avi. Perché se no è un controsenso, se prima sfamiamo a livello di rituale, intendo i figli e poi i bisnonni, i nonni, vi dicendo, insomma stiamo tornando al punto di partenza. Prima mettete le figure più alte, anche se non le avete conosciute, potete comunque scrivere nonno paterno, nonna materna e vi dicendo, guardate che tanto l'inconscio sa di cosa stiamo parlando, perché l'aspetto biologico di noi è direttamente collegato con il tutto. Poi arriviamo mano a mano ai discendenti. Fatelo anche alle persone che in famiglia non vi sono piaciute. Prendete pazienza, ma questo rituale va fatto a più persone possibili. Soprattutto, mi verrebbe da dire, a quelle. Ora, sarebbe interessante qui tra i commenti che mi riportaste qualcosa, ecco, qualche vostra esperienza, meglio, di chi, per esempio, tra voi già si è applicato questo rituale. Ovvio, chi vede questo video per la prima volta, il mio invito è vatti a vedere anche l'altro prima di farmi domande che troveresti lì. Non me la vogliate, già faccio fatica a rispondere a tanti commenti e vi dico sempre: scriveteli in brevi, così posso rispondere a tutti. L'altro giorno ho risposto a 100 messaggi. Voglio dire, sono svegliato alle 4:50 più o meno del mattino e alle 5 ero già davanti al computer a rispondere. Qualcuno vedrà.
notifica alle ore 5 di Fabio, però lo faccio volentieri. Comunque riportate eventualmente come vi state applicando, domande che volete fare inerenti l'argomento, perché sono molto interessanti da condividere con tutti. So che c'è gente tra voi che si sta applicando tantissimo, perché questa è una bellissima cosa. Poi vi ricordo qui sopra, come sempre per chi mi segue da Facebook e qui sotto da YouTube, i due link. Il primo vi porta in una pagina del mio sito dove ci sono due moduli e gratuitamente la mia collaboratrice vi manda come risposta quanto elencato. Nel primo modulo che compilate voi potete chiedere una sessione con me per sbloccare una situazione nel lavoro, economica, familiare e via dicendo. Con il secondo modulo invece chiedete informazioni per poter fare questa serie di sessioni per attivare il talento della chiaroveggenza con tanto di rilascio di attestato a risultato raggiunto. Sapete che si sta creando una community e fra non molto verrà creata una scuola, ma avremo modo di parlarne tra pochi mesi. Tutto va fatto, diciamo, a step. L'altro link invece vi porta nella pagina del sito dedicata ai miei grandi videocorsi. Sono molto grandi, sono abbondanti di informazione. Pensate che solo quello di numerologia credo siano 187 slide con 3 sottoslide all'interno. Una cosa enorme che però voi potete seguirvi anche in 2 anni, andare avanti, indietro, nei filmati, perché rimangono vostri. Sono visibili come file condiviso, ci dovete solo cliccare sopra, poi ci sono incluse le dispense. Tra l'altro il tutto è a un costo veramente accessibile a tutti, perché quello che poi vi dà come risultato è tanto. Come sempre vi ringrazio di avermi seguito, al prossimo video, un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezza.net.